9 corse, è riservata a cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1600 metri. I cavalli sono chiamati agli ordini dello starter, si apprestano a partire, sono in 13 in prima fila Elvio, Elfo Fass, Eros di Meletro, Edwin Urs, Elodie Group, Edo Griff, Exclusive Paul e Exodus Bridon. Seconda fila per Eindhoven DL, Ernesto Valmonte, Rino Gette, Una Pupa ed Epicuro Fass. Allineamento completato, circa 100 metri alla chiusura delle ali. Con prudenza ai numeri alti. Al via emerge Elfo Fass nei confronti di Elvio, con allargo Edwin Urs. Il galoppo, la rottura di Eros di Meletro. Un po' di bagarre, un po' di caos nelle prime posizioni, ne approfitta Elvio per assumere l'iniziativa e tirar via a gran ritmo. 13-9, i primi 200 metri, si scatena il figlio di Adrian Schipp e va a completare un quarto d'apertura in 28,5. Lo segue a 3-4 lunghezze Elfo Fass, che precede Edwin Urs, poi all'interno Exodus Bridon e a largo il numero 7 Exclusive Paul, addirittura 42-2 i 600. Ritmo indiavolato del fuggitivo Elvio, che va a completare gli 800 in 57-7. C'è aria di lotteria quest'oggi ad Agnano. Un mese esatto alla grande giornata ed Elvio tira fuori i parziali da gran premio, chilometro in 1:12,5, lo insegue Exclusive Paul, che scala in seconda posizione e prova l'aggancio ad Elvio. Si arriva così ai 1200 metri di corsa, tre quarti di miglio in 1:27,5, ha affievolito un po' lo slancio Elvio. Lo raggiunge Exclusive Paul. Dalle retrovie si fa notare Una Pupa, ma finisce con lo sbagliare. Ingresso in retta d'arrivo, in difficoltà Elvio, che ha speso a palo lontano. Passa Exclusive Paul, inseguito da Edo Griff. Di dentro Edwin Orsi, a largo e Rino Jet. Gran tifo sugli spalti. Ed è il favorito Exclusive Paul a riportare questa prova d'apertura. Alla grande Edo Griff al secondo posto. Mentre per il terzo, andiamo a rivedere, potrebbe essere Rino Jet a prendere la meglio sul compagno di colori Edwin Urs. Rivediamo, vince il numero 7 Exclusive Paul sul mio cronometro 1:58 secchi, media dovrebbe aggirarsi intorno all'1:13,8. Molto bene il 6 al secondo, l'11 al terzo ed il 4 al quarto. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso, ma non gettate i biglietti, c'è bisogno sempre della convalida dell'ordine d'arrivo da parte della giuria nella prima corsa in programma ad Agnano.